Qui là, ciao a tutti, buonasera di nuovo Buonasera. collegati con il nostro commentary o casting di questa partita che vale la qualificazione alle fasi, quelle ad eliminazione diretta della Nations Cup di ETF2L, la seconda Nations Cup della Lega. Vediamo questa sera che il team italiano andrà a giocare contro l'Olanda. Con questa sera con me a commentare il tutto c'è Matter Killer. Buonasera. Buonasera Matter Killer. Non abbiamo vinto neanche questa sera, però Gran peccato, direi. siamo fiduciosi, la sua anima è qua dentro con noi e ci guiderà anche a questa nuova avventura insieme ad altre persone e in particolare a Matter Killer, e vediamo come verrà fuori. Questa sera, come dicevo prima, il match è importantissimo, nel senso che all'Italia basterebbe anche un pareggio per passare la fase a gruppi, diciamo, e quindi sarebbe anche la prima volta che un team italiano passa oltre a questa fase in tutte le altre Nations Cup, sia Highlander sia 6 contro 6. Non era mai stato fatto così bene queste Nations Cup. Vedremo se questa sera saremo così fortunati da avere la possibilità di passare, di avere questo riconoscimento, perché sarebbe anche, insomma, dopo 2 anni qualcosa di buono potrebbe venire fuori. Sono già partiti Intanto intanto. inizia. Sì, sono partiti, vediamo subito Italiani in difesa brevemente e l'Olanda in attacco. le formazioni, visto che ci sono questi 60 secondi di setup time. Matrix, medico, Isterim che sostituisce Rock, farà Pyro questa sera. Carnifex, Cecchino, Forest Grosso, Gatfetter Burner, farà l'ingegnere, poi Dingo, Demoman, Rain, Soldier. Sphinx farà lo scout e Calumax la nostra spia. Dall'altra parte il team olandese sono in 8 persone, 8 persone, non si capisce, sta per rientrare la nona persona. Molto velocemente ci sono tante persone che non dirò, perché tra poco inizia il setup time. Vediamo come si posizionano in difesa del Carnifex team molto italiano. aggressivo su quella porta. Carnifex sta tenendo il punto di A, mentre tutta la combo sta ovviamente Viene attaccato dallo scout. Le nel punto B. sticky Seguiamo difensive di Dingo hanno la meglio su quello scout. Scout che sta pushando in A. Andiamo un attimo a vedere in B se c'è qualcosa da dire. Solo il grosso arriva su B, non si capisce il motivo di questa compassata del grosso da solo su B. Comunque su A sta solo cappando Soldier aggressivissimo sulla. Distrutto dalla Sta sentry. solo cappando il cecchino e l'ingegnere su A. Vediamo un attimo l'apposizionamento del team olandese in attacco. Probabilmente aspetteranno sopra, infatti col medico restano dentro allo spawn. Stanno Hanno cappando praticamente A. regalato a Sì, beh, diciamo che 57 secondi. la tattica è quella di tenere B, perché Difesa subito. il B è il punto più difficile da espugnare. Vediamo se riescono a tenere molti di più. Abbiamo questi 57 secondi dati Uber al primo. per l'Olanda, Arrivano intanto in si Uber, preparano a vediamo. pushare. Arrivano da sopra frontali verso A e B. Buon lavoro di Rain dall'alto che il La Uber è push stata parte puppata. a sinistra. Uber puppata verso la casetta di B, devono stare attenti. Forse riesce a tenere la Uber Matrix, attenzione alla spia che sta dando fastidio ad Afterburner. Nessuno va ad aiutare Afterburner, nessuno gli dà Medico col azione, perché cecchino Matrix nel tunnel a sinistra, potrebbe destra. rischiare molto. Un facestab potrebbe rischiare il nostro medico italiano. Fortunatamente non va a segno questo attacco della Olanda, e questo Tutto da sarà un. rifare Sì, per il medico. guadagneremo al minimo un altro paio di minuti. Speriamo che non si facciano fare un wipeout. Attenzione a Push da Forest C che. questa volta. Decidono per la via più lunga. Via più lunga che è preferibile in questi casi. Attenzione a Forest che non si deve sporgere troppo. Arrivano in. 80% intanto per l'Olanda di Uber. Matrix ha Mentre già l'Uber Matrix già pronta. ce l'ha l'Uber. Stanno tutti lì.
ad aspettare. Certo, Carnifex fa un 2 kill. Fa lo scout e anche il sol, l'altro cecchino. Carnifex going big. Intanto vediamo anche i commenti sulla Source TV. Speriamo che anche... Ecco, arriva Nubber intanto. Il demo viene sbalzato in aria. Non possono niente, Isterim. Respinge tu. C'è Forest che sta parlando in... Assolutamente non possono nulla. In voice chat. Questa contro Uber. Sì. Quasi un wipeout da parte del team olandese che non riesce ad uscire da... Rain si fa anche il soldier. Resta solo il cecchino, Lucky Duke. Contro tutti. Niente. Pensavo che magari Sphinx se lo andasse a fare, quel cecchino invece ritorna dentro. Sapientemente non devono andare a morire. Di nuovo l'Olanda sanno che pusha che dal fanno. Frontale. Vediamo che sopra la casetta di B nessuno l'ha spottato ancora. Rain non sta al suo posto sopra la casetta. Attenzione, l'Espiac si sta avvicinando alle costruzioni di Afterburner. Riprovano il push da sinistra, senza Uber, tra l'altro. Sì, probabilmente si sono un attimo distratti. Muore il medico. Muore il medico e altri minuti guadagnati dal team Tutta italiano. La combo muore. Resta solo il demo con 2 di vita. Dobbiamo stare un attimo attenti anche alla spia soldi olandese. Al temerario che viene distrutta. Vediamo un po' la disposizione di nuovo della team olandese che ancora pusha con la Uber critica, mi pare abbiano la Uber normale. Vediamo un attimo, c'è una critica per l'Olanda. Pareva aver visto bene. Dobbiamo stare attenti a non farsi fare il medico. Buona difesa da parte dell'Italia su questo punto B. Talumax sta vedendo in frontalmente 70% intanto per l'Olanda, mentre Matrix già ce l'ha. Matrix è lì, devono... ancora non attenzione. È morto Matrix in questo round. Sì. Stanno tutti dietro la casetta di B. Qualcuno dovrebbe stare però sopra la casetta. Vediamo se... ok, c'è Rain sopra, attenzione. Palma ci fa l'ingegnere. Uber pronta per l'Olanda. Attenzione, la critica data. Poppata. Sì, è stata data. Dingo muore. Carnifex muore. C'è la spia, attenzione. Afterburner muore, rimane solo la combo. Attenzione al demo che sta sopra la casetta. Ma nulla possono. No, Matrix, muore. Non devono farsi wipeout in questo momento. Attenzione al team italiano, è un grosso rischio. Soldi comunque... Renegi. Comunque tenere. Preferiscono di tutti. Sì, preferiscono rimanere. Ormai, qua. Rimanere di nuovo in B, anche se è anche un po' rischioso. Afterburner comincia già a costruire su C. Infatti Afterburner ha un attimo di ripensamento e va a costruire su C. Ci sono ancora 3 minuti, probabilmente hanno chiamato il back. No, sono ancora Forest dentro... e Ista da soli su B. Sì, sono andati avanti, attenzione perché qua potrebbe succedere una brutta cosa. Di nuovo su Ista B. Non deve andare così aggressivo. Matrix dovrebbe indietreggiare ormai. Attenzione, su B c'è lo scout. Lo scout, lo scout su Matrix. Mamma, ce l'hai vista brutta Matrix, 59 HP. E anche il panino. Forse potrebbe avanzare le proprie costruzioni. Calumax cerca di uccidere Lucky Luke, ma non ce la fa, viene ucciso dal grosso. Posizione molto indietreggiata, diciamo. Devono stare un attimo attenti con il team italiano perché non ha la sentry su B e un errore, magari un medico ucciso, Uber poppata per Matrix. Sì. Ai, sono da soli, devono Dingo però muore. Devono arretrare assolutamente su C. Devono arretrare assolutamente su C. Matrix è in grave pericolo. Viene ucciso. Viene ucciso Matrix anche Forest. Non ha fatto una cosa bella. No, infatti dovevano andare subito su C. Infatti l'assente è già su C. Probabilmente adesso ora il team italiano lascerà il punto B. E vediamo se riescono a raggrupparsi al punto finale. Sentry che è già costruita alla destra del punto di C. Forest e Matrix spawnano in questo momento.
ancora B non è cappata, quindi sì, il tempo ne hanno. Il tempo di rimettersi in linea c'è. Tanto leggerissimo vantaggio d'Uber sprecato però da questa ora. Può curare nessuno. Niente, adesso c'è da caricare Uber ed aspettare. 7 minuti e 36 in buon tempo per due punti. Buonissimo tempo. Poi mancano solo 4 minuti alla fine. Vediamo se l'Italia riuscirà a strappare via questo pareggio. Almeno basterebbe questa mappa vinta. Basterebbe anche questi 3 punti. Però Afterburner viene colpito da... Il cecchino là in fondo fa molto male. Lucky Duke non si è coperto. Infatti la sentry va giù. Il nostro Piro non ha il martellone per tirare via i Calumax starter. Calumax riesce... Arrivano in Uber. Riesce a sappare la sentry. Intanto arriva l'Uber olandese. Arrivano in Uber. Matrix non ha ancora l'Uber. Stanno salendo sopra. Matrix 80% per Matrix. Abbiamo. Forrest si ostina a Matrix colpo di Uber e si fa l'Uber. Eh sì, uccide il Pyro e riesce a farsi l'Uber e a salvare il punto finale. Dov'è il panino? Dov'è il panino? Ecco il panino. Panino diligentemente fatto da Forrest, che continua a parlare di nuovo in voice chat. Non si capisce il motivo. Forse ci sarà qualche problema su Mumble, non lo so. Spero di no. È una spia che sta salendo sopra. La spia dietro Matrix. Deve dare il culo Matrix. Ok, la spia è andata via. Scesa. Ma ancora lì. Sotto la torre di C. Ma Ista la trova, la brucia. Spero che il nostro Pyro Ista si switchi un attimo le armi che ha, perché non può la non Killiuk avere lungo. Vede il Forrest, tira giù Forrest la Killiuk. Forrest viene ucciso dal cecchino che si è affacciato su A, nessuno è andato a Matrix disturbarlo. Non può curare nessuno, l'Uber è ferma. Uber ferma, arrivano in critica, attenzione, Carnifex viene ucciso dalla critica, devono un attimo rientrare. Ucciso anche il Pyro. Regen, sono lo spawn, escono da destra. È quasi un wipeout. Demo salta. Ce la farà Dingo a difendere? No, non... No, ce indietro. La fa. 9 minuti e 50. 9 minuti e 50 però. Tempo. 9 minuti e 50 però è un buon tempo. Soprattutto se non si perdono d'animo. Devono cappare subito A. E B, raggrupparsi e fare subito un ottimo push su B. A tirar giù sentry. E un eventuale wipeout potrebbe far cappare anche in 5 minuti questa mappa. A vincere è fattibile, è fattibile. È fattibile, sì, 9.50 è fattibile. Non devono fare come hanno fatto il team olandese di spargersi verso C, verso B e poi su C di nuovo. Hanno praticamente attaccato un paio di volte di qua, un paio di volte di là. Non si deve fare questa cosa qua, perché altrimenti il tempo scorre via. Ista deve regalarci anche in questo attacco dei deflect come in quella difesa 9 minuti fa. E soprattutto non deve farsi fare il medico, perché sennò deve fare un buon spy check. Difesa, diciamo, spia sua. Uguale. Difesa uguale da parte del team olandese, che piazza la sentry dietro. Ista la trova. Matrix dovrebbe rimanere dentro il punto finché non cappano quasi il punto. Infatti è lì nello spawn che sta aspettando. Per 4 sul punto A e per questo per ora non ci sono problemi. Intanto un Ista. Tutti su A, tutti. Ya, tira una bestemmiona sulla... Bestemmione a caso. Se non bestemmia, guarda. Hanno ancora 9 minuti per pushare, attenzione a far andare avanti il medico, così senza andare a vedere Demo Stick e uccide Carnifex. Meglio Carnifex che il medico, direi io. Beh, sicuramente sì, però non devono farsi fare dietro le pick. Demo che è ancora lì. Forrest viene stuprato nell'angolino da quello scout. È caduto giù, doveva restare su con la combo ed è caduto. Deve rifare tutto. Intanto su B cappa lo scout. No, scappa cattivo il Soldier che ha. Soldier che ha il pain train molto probabilmente. Arrivano in Uber, sì, intanto sul. Aveva il pain train. Forse non dovevano andare subito così senza crosso. Uber un senza po' sprecata. Grosso.
sarebbe sprecata da parte degli italiani che dovevano aspettare Forrest. Carnifex viene ancora ucciso. Grosso. Poco incisivo Forrest, finora. Sul punto, non si capisce il motivo. Forrest going huge. Però non può fare molto contro il Pyro. Infatti viene ucciso. Altro Pyro che va dentro senza nessuna copertura. Non si capisce questo motivo, questo push da parte singolare, cioè parte singolare. Devono raggrupparsi di nuovo su B verso C. Calumax sta puntando quella sede in quell'angolo da sì, è da un 20 minuti che lì penso. Finché hanno costruito il teleport sopra il tetto di B. Sì, brutta posizione. Diciamo che il nostro ingegnere sta facendo già per conquistare C, però se non costruiscono, cioè se non tirano giù B qua è un po' un problema. Ancora 7 minuti e ancora la Sentry su, la Uber è pronta. Matrix ha ancora il 30% di Uber. Devono, attenzione perché quel push è portato Forrest potrebbe no, non ce la fa. Calumax gli ha dato la possibilità di fare un face tab. Calumax non è riuscito. Deve essere una buona pick quella del grosso di sopra. Di nuovo l'Italia che pusha frontalmente, deve stare attento perché 80% di Uber per Matrix con la spia che gli gira attorno. La spia è lì sopra e sta sparando. Dingo che viene ucciso. No, il sopra. Il soldier sopra. Abbiamo tutti e due con la Uber i medici, vediamo se preferiscono ancora pushare dal davanti. Non capisco questa. Serve una picca di Calumax, è il momento di Calumax questa. Sì, adesso è ok. Calumax è andato. Sono arrivato in Uber, attenzione. Tiro che va. Sapata la Sentry, down la Sentry. Ok, Calumax si fa dare anche il Uber. Uber switchata, Calumax. Però sono troppi ancora vivi questi ondandesi. 5 minuti e 50. Solo 2 in questo push. Vorrebbe una copertura un po' più oppure un push diverso, perché se si pusha da frontalmente è un po' inutile, ecco. Dovrebbero riraggrupparsi di nuovo su C, ma questo comporta una perdita di tempo notevole. Zona ancora B coperta dal team olandese, il demo sta sopra nei tubi di C, diciamo dalle posizioni C. Soldier che sta sopra la casetta. Matrix invece gli altri. Troppa gente in quel tunnel. Troppa gente. Intanto vengono. Rain non nota quello scout che indisturbato va verso Matrix. Attenzione, Matrix viene ucciso da questa svista. Lo scout che si fa Matrix così. Avevano iniziato bene a difendere il team italiano, poi si sono persi in questo punto B, questo punto maledetto. Ancora però 4 minuti e 38, non è detta l'ultima parola. Di nuovo uscono sempre da questa parte. Abbiamo il demo nostro che scende. Intanto l'Olanda ci si aspettava al Uber. Sì, 52 intanto 50% per invece per Matrix. Vediamo se Canifas riesce a farsi l'ingegnere avversario. Lucky Luke che è ucciso da Carnifex. Forrest da solo su quel punto, mazza azzardata. Forrest sì, probabilmente verrà ucciso. Uber data sul punto, Matrix dall'Uber, però il team olandese ce l'ha ancora e sta aspettando. Arriveranno probabilmente in Uber dentro, eccolo qua. Ed entrano ora in Uber. Uber viene ucciso. No, non fa più di tanti danni. No, Matrix viene ucciso di nuovo dallo scout. Scout Matrix che dà molte noie al nostro tutto medico. Da rifare per l'Italia. Peccato.
di nuovo su questo punto B. Ancora 3 minuti. Però finché non va giù, ma secondo me sbaglia il team italiano a pushare sempre da A, dovrebbero pushare da dietro B. Almeno c'ha un po' di... cioè potrebbero coprire un attimo di più le uscite, se uccide qualcuno almeno su C è coperto. Però praticamente c'è una classe che non serve a niente, cioè l'ingegnere dall'altra parte. Ancora lì Yask. Ebbene sì. Vediamo se di prepotenza, questo team italiano riesce a prendere B. Questo glielo lascio. 5 per su B. Sì, glielo lascio. Devono andare però avanti. Devono andare avanti, hanno ancora 2 minuti. Rain uccide il demo. Vediamo come sono messi il team irlandese. Sono solo in 3, devono pushare assolutamente in C se vogliono cappare subito il punto. L'ingegnere non è ancora spawnato. 100% per Matrix, ma deve andare ora 100% anche per l'Olanda. Uber poppata. Deve andare su Rain a cappare. Ah no, no, Rain doveva andare su sul punto, non andare verso il medico avversario. Aveva già l'Uber medico avversario. Peccato, Rain. Minuto e 56, potrebbero farcelo ancora. Però è un problema. È dura però. Calumax forse riesce a farsi il demo. No, ancora di nuovo, si gira dal momento sbagliato. Calma signori, calma. Il team italiano deve un attimo raggrupparsi e andare a pushare su C. 1 minuto e 30. Serve la buona pick, la buona pick. Buona pick e soprattutto non disperdersi. Sono ancora dispersi il team italiano, che ha l'ingegnere su A e l'altro parte del team. Ma soprattutto una cosa che ancora non si è vista è una Uber fatta bene, un push tutti insieme. Sempre qualcuno morto ogni volta c'era. Pushano sempre con una persona in meno. Ah, Calumax si fa sbeccare dal scout. I'm fully charged per Matrix. Hanno 60 secondi per pushare sul punto. Tutti i medici hanno l'Uber adesso. Vediamo cosa riescono a fare. Uber data. Forest esce in Uber, quella Sentry, Wrangler. Il nostro ingegnere dovrebbe uscire con la Sentry fatta. Uber poppata per bloccare lo scout che andava su cinta. Matrix muore. Resta solo Forest, ma che Forest. Demo. Non riesce. C'è la Sentry qui. Glory per Afterburner. Afterburner ha la piazza. Deve tentare il tutto per tutto, ma non ce la fa lo scout. Lo one shot. Deve andare. 15 secondi, vediamo se con la con il bonk Rain ci prova, sì, vittoria su C non ce la fanno, non ce la fanno, questo round va all'Olanda. Peccato, si sono persi. Iniziata bene nella difesa, poi comunque si sono persi, non si sono mai raggruppati alla prima uccisione alla prima Uber praticamente. Switch effettuato da parte dei server admin ricordiamo che stiamo giocando sul server olandese e vediamo se stavolta prima l'attacco per gli italiani è un po' un problema fare meglio di prima per gli italiani andare a cappare più che altro B. Non riescono mai a raggrupparsi, è una cosa. Poi probabilmente ci sarà anche un po' di spam su Mumble, questo è anche quasi sicuro. Sì, è quasi una certezza, ecco. E quindi con tanta foga si rischia di non capire le posizioni. Mission begins in 10 seconds. La difesa da parte del team olandese avviene nella stessa maniera di prima, con Soldier sopra la casetta di B, la Sentry posizionata dietro la casetta di B. Vediamo l'attacco italiano sul punto A. Insta riesce a ridurre i danni di quelle sticky ben piazzate dal demo olandese. Devono andare subito su B se vogliono spia sul forest. La vede e la uccide. Mamma.
Fischio. Scout su viene su dai Sphinx. Scatto da Sphinx. Sphinx viene ucciso dallo scout avversario. Devono subito andare a cappare su A. Ci stanno mettendo veramente troppo. Eh sì, a questo punto vabbè che comunque... più di un minuto sicuramente. Solo il demo olandese va a sticcare un po' più avanti. Gli altri sono tutti su B. Stick difensive, quelle che prima hanno fottuto Carnifex. Adesso vediamo come pusheranno Carnifex in... uccide il demo? No, no, chi è? Ah, la spia. Attenzione al cecchino che si sta affacciando su A, sono tutti su A. Parte della combo, diciamo, olandese lì che sta aspettando. Non vorrei che qualcuno morisse. Muore il demo. Bingo! Ucciso dal sticky. Demo down. Eppure dovrebbe conoscere quella posizione perché lui stesso l'ha usata nel round di prima. Ricordiamo anche nella precedente match contro l'Ucraina, qua si era fatto anche il medico, ricordiamo, con una sticky trap. Push che viene giustamente fatto da B e da C verso B, come tutti quanti dovrebbero fare. Spawn camping, Sphinx. Spawn camping. Attenzione, spia che sta vicino a Matrix. Spia che è andata down. Il demo è morto, potrebbero provare in questo momento un push. E sono in meno 3, dovrebbero andare a pushare. Grosso che è sopra da solo. Sphinx prende il bonk per distrarre l'assente, che però comunque arrivano i Uber, arrivano i Uber sulla Uber data. La sentry è ancora lì su, se non la si mette un po' di sticky su, se non si mette un po' di sticky su quelle sentry lì, non serve a niente. Ancora su. Qua c'è stato un errore di Dingo che non ha Dingo usato le sticky. Ha sbagliato il push. Non ha messo le sticky sulla sentry e poi anche perché forse Matrix non gli dava l'Uber, ma comunque era Forest che si stava prendendo. Era Forest che prendeva tutti i colpi del Si stava prendendo sentry. I colpi della sentry. La sentry è ancora su. Buon lavoro comunque del medico olandese che ha tenuto in vita fino all'ultimo quell'ingegnere. Sì. Per salvare quella sentry che ha effettivamente salvato il culo questo land. Sentry che è ancora là, potrebbe fare un po' di spam Ryan, che l'avevo visto affacciarsi verso B da C. Dingo che viene ancora ucciso. Dopo un buon inizio per Rain, sta man mano diminuendo. Non devono fare lo stesso errore del round precedente. Spia su Matrix, non riesce a prendere la Forest CC l'ultimo, salvando Matrix. Hanno praticamente quasi Uber il team olandese, gli altri nostri hanno ancora un po' di tempo per caricarla, arrivano in macchina. L'hanno data. L'hanno data, Attenzione al demo sul muore medico, il medico! No, Matrix momento, sentry down. Sono in... in 3 contro 3 3 contro 3, sì. Luke però fa Dingo. Sphinx è tutto nelle sue mani. Sphinx contro alto scout, ma c'è anche il tiro. Fire arriva e prende la kill. Vediamo se il team olandese gli lascia comunque il punto B, visto che sono tanti i morti. Vediamo. Rain è veramente lo rischia. No, rischia. Non vogliono lasciargli il punto. Il team olandese ritorna su B. Forse una mossa un po' azzardata. Non cedono di un passo questi olandesi. Il team olandese che rischia ad andare avanti su B. Comunque riescono ad arretrare ed a tenere comunque un buon margine di vantaggio su... Intanto Rain continua a tenere quel train, vuole fare più velocemente. Afterburner sull'ultimo, ma... Vabbè, da solo. Non ha costruito la sentry. È un po' troppo overextended, diciamo, troppo esteso. Hanno l'Uber gli italiani. Vediamo se riescono a... Ancora 10% necessario per l'Olanda. Questa sentry qua si potrebbe anche fare dal lungo B, dalla seconda porta di B. Ingegnere che salta sopra sul punto. Non trovo a Matrix. Fare il dispense. Quelli qua. Sono... Attenzione, non devono rimanere isolati. Grosso. Forest! Battuto! Da Lucky Luke. E anche Matrix muore invece di spia. Peccato. Matrix droppa l'Uber. Peccato. Con la spia.
e altri minuti regalati al team olandese che sta praticamente costruendo tutto quanto. Manca solo che costruisca anche una suite d'albergo e anche... Carli, provare dal lungo, dovrebbe farsi accompagnare dallo scout a battere quell'ingegnere. Non capisco questo push da parte degli italiani su B, anche perché hanno comunque si costruito su B. Dovrebbero forse affacciarsi su A, ben che la sentry è posizionata su B, sulla prima porta B, però non devono neanche farsi headshottare e backstabbar dalla spia. Abbiamo ancora 5 minuti, però stiamo regalando secondi preziosi a questo team olandese che è un po' avvantaggiato, ecco, hanno il 100% di Uber, Matrix la sta ricaricando, manca solo 20%, però la sentry è lì. Calumax dovrebbe farsi vedere un po' di più sulla sentry. Pia che è ancora lì, che sta aspettando la stessa, diciamo, pick che ha fatto prima. È bellissima la disposizione di questi giocatori olandesi che occupano tutta la mappa. Tutto. Medico che sta tenendo lo scout liberissimo, il soldier che salta e arriva da tutte le parti. Pochi secondi. Arrivano in Uber, la sentry deve andare down, sentry down, però devono uccidere altre persone per o almeno tenere lo spawn. Perché il medico avversario ha ancora l'Uber, Uber che viene poppata in questo momento. Uber poppata. Però non devono farsi fare Bingo, Rain, Calmax. Rimane solo Forest e Matrix. Forest che viene ucciso dalla spia. E anche il medico ucciso dal grosso. Solo carni per... No, niente, devono pushare da un'altra parte. Lì è un po' un brutto angolo. Carnifex, a parte uccidere il cimino, non sta facendo niente di particolare. È vero che il team italiano non ha mai eccelso in questa mappa, però almeno se si vede che non si riesce a pushare da quel punto lì, almeno cambiare un attimo le posizioni. Uber che è leggermente in vantaggio da parte di Matrix, forse perché ha la critica, sì, infatti si è switchata la Uber e hanno messo critica. Provano la critica. Sorpresa critica, però non devono farsi ammazzare. Questa volta gli italiani pushano dall'altra parte, da A. Però dovrebbe anche l'altra, diciamo, anche l'altra parte del team che sta su B dovrebbe andare insieme alla combo. Non è così. Uber, parte critica. Critica, no, Zocchi, stai ucciso il medico. Medico down. Medico che viene ucciso. È il loro momento. È il loro momento. Andare sopra. Sì, devono andare sopra. Rain muore. Uno solo. Semi wipe. Medico. E finalmente cappano questo punto. 8 minuti e 41. Quando sentivo Zocchi ti devo mutare. No, sentiamo sì, le voci pipes da questi commenti in Source TV. 9 minuti, dovranno difendere 9 minuti. È il tempo che hanno fatto un po' prima, diciamo, rispetto al primo tempo. 8 minuti e 41 è fattibile. Ricordiamo che se il team italiano dovesse vincere questo round, ci sarebbe un ulteriore round su questa mappa che sarebbe il Golden Cup. Nel caso in cui il team italiano vincesse sia questo sia il prossimo, prenderebbero 2 punti. Se invece perdono, vincono questo e perdono il successivo, prenderebbe un solo punto. Andiamo a vedere la disposizione dell'Italia sul punto B. Diciamo che le posizioni non cambiano. Su A vediamo chi c'è che sta tenendo A. Sta tenendo la spia e il cecchino. Cecchino che viene ucciso subito. Tanto devo un attimo mutare i cani che sono fuori, perché non sono benvenuti in questo stream. Salutiamo tutti i nostri telespettatori che sono attualmente 40... 46.
Ben 46 persone. Sì, se invitate anche i vostri amici a seguirci con le nostre splendide voci, così almeno aumentiamo le visite per questo canale che è stato appena creato dal nostro regista The Only, che ringraziamo, e ringraziamo anche la sua banda da 50 megabit che ci fa permettere tutto questo. Viva intanto, la banda di The Only. Viva la banda di The Only e della sua città. Intanto il team italiano K, sì, il team olandese K, il punto A. Carnifex uccide il Gross. Non devono farsi fare wipeout, però c'è solo Afterburner che rimane ucciso. Speriamo che riesca a ritornare dalla sentry, qualcuno deve scortarlo. Sì, però vediamo Carnifex, se lo scorta. Ma Carnifex ha lo scud. Sarà un problema adesso per Afterburner per ritornare sul B. Non ha teleport, non ha un qualcuno che lo scorti. Vediamo se magari Carnifex deve fare velocemente, perché intanto sta arrivando la combo. Arrivano, hanno dato l'Uber. Eccolo qua, arriva dalla sentry. Aveva il teleport invece. Switchato molto male anche. Finita. Ai, attenzione che c'è. Ok, si riesce a salvarsi. Grosso però riesce. Mazzi, deve andare molto esteso. Uccide Sphinx. Bello headshot. Sentry su B, attenzione, viene spammata. Sentry aggressiva, come non si è vista prima per l'Italia. Con sì, Sentry che è messa lì, con Afterburn quasi per andare su C. Tanto qua si vedono dai commenti la bravura di Carnifex, ricordiamo che è il cecchino italiano della nazionale. Non deve farsi distrarre il team italiano, hanno ancora 6 minuti da proteggere e da tenere. Hanno un leggero vantaggio Uber, il team olandese. Stanno per andare a pushare su B verso C. Attenzione Max, non ha ancora Uber, attenzione la spia che sta andando su. Arrivano, poppata l'Uber! Listerin, come? Listerin riesce. Come deflecta? Deflecta riesce a salvare un attimo la situazione. Matrix 100% riesce a salvarsi in questo momento. Sentry down. Sentry olandese down. Bene, questo attacco stanno fallito. Difendendo veramente bene. Attenzione, anche per questi errori olandesi. Cecchino che è molto pericoloso là. Uccide in fondo, vediamo se qualcuno lo chiama. Ok, viene Afterburner ucciso dalla Kibuka. Viene ucciso di nuovo dal cecchino avversario. Devono tenere su quella sentry, devono farci. Uber che è stata data a Matrix. 10 secondi. È stato costretto a darla. Forrest non deve andare troppo avanti perché c'è lì il grosso. E lì il grosso potrebbe farsi fare anche veramente un grande vantaggio Uber ora per grosso. Anda 60%. Mamma, no, Forrest muore, lo so, muore. Forrest ha usato troppo, restare da solo lì sopra sulla 35, passerella. 35 40 ormai per Matrix, però 400% dell'Olanda. Ma senza un arrivano dovranno indietreggiare, ma vengono chiusi nell'angolino. Sentry che è sopra il tetto di B. Non farà molto. Carnifex prende lo scout. Sentry che va down, va giù anche il teleport. Dingo. Devono andare subito su B e su C. Troppi danni, Carnifex però riesce a uccidere un ultimo colpo col grosso. Ahia, non devono stare a farsi wipeout, team italiano. Uber riesce all'ultimo a poppare l'Uber Matrix, salvandosi, salvando forse il punto. Devono andare subito via da lì. Quella no, dovevano appena data l'Uber scappare via e andare dietro. Non possono fare nulla lì. Non possono fare nulla. 4 minuti. 4 secondi allo spawn di Matrix. Attenzione, il grosso olandese che sta ci sta affacciando su A. E anche il cecchino, no, via da lì, sul lato B. Attenzione perché se la sentry resta lì non c'è possibilità. Intanto niente sentry per il team italiano. Non capisco dove sia finito Afterburn. Ai, no, non devo morire. Due per punto. Punto su B, su C, non viene coperto. Dov'è Rain è morto. Niente. Ed è GG per questa morte. Avevamo iniziato bene, però poi questa Uber data su
subì, dovevano subito arretrare, non dovevano restare lì Dingo e Matrix, subì, non facevano niente. Poi si sono fatti costruire la Sentry su C e praticamente tutto buttato all'aria, peccato. I primi tre punti vanno all'Olanda, mappa ricordiamo ostica l'Italia. Ora però c'è Viaduct, forse riusciamo a risollevarci magari con una buona critica e un buon cecchino in questa mappa possono fare la differenza, però bisogna vedere come anche l'altro team avversario si... Rise and shine, Carnifex, rise and tanto shine. Abbiamo un problema di streaming. I due minuti. Dobbiamo un attimo... siamo ancora in linea? Sì, siamo ancora in linea, però deve scaricare la mappa il nostro cast, però... In teoria bisognava bisognava mettere la RC3, vediamo cos'è. Questa mappa è la RC4. 4. Vediamo se il team italiano accetta, comunque è preferibile questa mappa qua. In cosa differiscono le due mappe? Praticamente ci sono dei bug fix in questa mappa. Ok, nella mappa... bug fix delle... Sì, ci sono alcuni punti tipo sulla dove c'è il capture zone della, praticamente il punto centrale dove ci sono quei due assi di legno. Assi di legno lì su una parte, non ricordo quale, se red o blu. Quella rossa, se non mi sbaglio. Sì, c'era la possibilità del grosso di sparare senza farsi prendere, quindi i proiettili passavano ma non riuscivano a beccare l'avversario, ecco. Vediamo se riusciamo a far dare il link da scaricare a The Only, lo diamo qua in TS, scusate questa cosa tecnica da, puoi scaricarla da lì Only e metterla sulla mappa. Sì, la sto già, dovrei... Ah, la stai già. Ok, aspettate un attimo intanto finché devono rimettersi qua in squadra, ci sarà sicuramente del tempo un po' da perdere. Commentiamo un attimo la performance da parte dell'Italia. Matterkill, cosa dici? Ho visto molti giocatori da cui mi sarei aspettato molto di più, tipo Carnifex o anche Rain, che ha comunque cominciato bene ma che man mano che andava avanti la partita perdeva molti colpi, mentre Carnifex non si è fatto sentire più di tanto, ha ucciso qualche... diciamo che... ma nulla più. Sì, ha fatto qualche pick, però ovviamente mancava forse qualche apporto da parte. Non ho visto molto. Anche Calumax era molto poco attivo. Non ho visto molto la buona pick da parte sua. La sua azione, ecco, forse perché era. C'era quel il Pyro dell'Olanda che gli dava molto molto fastidio. Quello è veramente un bravo giocatore. Eh sì. Non è riuscito a fare praticamente quasi nulla. Speriamo che in questa mappa il pyro avversario venga ucciso o almeno limitato nel suo potere di dare invece fastidio alla spia. Invece mi ha stupito piacevolmente Isterim con i suoi deflect molto buoni sulla combo avversaria in Uber. Sì, diciamo che a parte le armi che non erano state messe scelte bene, diciamo, perché ricordiamo che una sentry sappata su un punto ha fatto perdere l'Italia. Esatto. Poteva usare il martellone per toglierlo, non ce l'aveva. Una partita persa alle pick, potremmo dire. Sì, è anche un po' di errori, anche perché se il team italiano lasciava il punto B e si piazzava bene sul C, potevamo durare di più, però diciamo che Dingo e Matrix nell'ultimo round, diciamo, su B hanno dato questa Uber, però invece di arretrare hanno preferito rimanere sul punto, si sono fatti praticamente stuprare e così non va bene, dovevano arretrare su C secondo me e raggrupparsi con gli altri che erano lì che stavano aspettando, anche perché mi pare che Afterburner non era riuscito a fare una sentry proprio su C. No, all'ultimo cap non era riuscito, era sul punto da solo a venire stuprato da... posizione alquanto dubbie su il
all'attacco, diciamo, e anche in difesa. Attacco sicuramente si sono divisi lo sniper e l'ingegnere, che andavano da soli, si facevano costantemente stuprare dalla combo, mentre gli altri non avevano supporto di queste classi qua, e invece dovevano essere presenti lì, anche perché magari quello scout non si faceva magari il medico. Ricordiamo quel primo round fatto in 8 contro 9con Afterburner sull'ultimo punto. Sì, praticamente è un po' inutile. Intanto chiediamo al nostro The Only se è tutto a posto. Sì, dovrebbe essere tutto a posto, non... fatemi sapere. Mi pare di sì, dallo stream si vede di nuovo. Team italiano che è in 8. Vediamo se probabilmente c'è Nisa. Manca Istrim che sta scaricando la... Istrim che deve scaricando la mappa. E adesso per gli italiani si fa, cioè, avevamo pensato magari a un passaggio, adesso è un po' più difficile passare, oppure proprio succedere il miracolo che perda l'Ucraina e praticamente è possibile che riusciamo a passare magari con un tie break, cioè con un gioco in più contro l'Ucraina di nuovo. Non pensiamo a queste cose qua, però pensiamo a questa mappa. Andiamo a vedere le disposizioni, almeno le armi che potrebbero usare Matix, che è l'Uber normale. Forse non sarà per questo warm up l'Uber normale. Di solito, diciamo, questa mappa qua non rende con l'Uber normale. Dipende dal team, perché ad esempio molti le giocano con l'Uber, però se il team avversario ha una critica e la riesce a dare proprio su in faccia al medico avversario, è ovvio che l'Uber critica vale di più, diciamo, della normale. Tutto sta al team. Diciamo che il team GFM l'ha sempre giocata come critica. Ovviamente qua in nazionale è tutta un'altra cosa, anche perché di persone più skillate, ecco, ce ne sono rispetto alla Div 4. Persone che però, ricordo, non vogliono partecipare all'Island. Tanto si stanno lamentando della connessione in Italia, connessione internet. Effettivamente una persona su 100 ha solo 50 megabit in download, una persona su 1 milione ed è il nostro regista. Ed è lui, ed è Olly. Vorremmo prestare un po' di banda. Per il prezzo giusto ve lo offro tutta. Al prezzo giusto? bisognerebbe anche avere un po' di vicinanza. Purtroppo siamo lontani un po' di chilometri dalla tua offre fibra. Una sorella. Se offre la sorella Matter, probabilmente qualcuno verrà proprio a flotte. Vediamo i commenti adesso sulla sua TV se qualcuno è interessato alla sorella di Matter. No, qua non è nessuno interessato. Commento di Codex tra 3, 2, eccolo! No, ma Codex è un po' in ritardo, 90 secondi nel suo cervello. Commentiamo. Non riesce a prendere. Ok, potrebbero iniziare a breve, forse sta entrando, vediamo. No, ancora 8. In alto mare, Istari. Vediamo un po', magari, visto che c'è un po' di tempo morto, le posizioni che potrebbero prendere in questa mappa dall'alto. Vediamo dalla parte, diciamo, blu, la cliff sarebbe la parte sinistra per quelli che partiranno da red. Anzi, ho sbagliato, mannaggia. Allora, se gli altri vanno blu, diciamo che la cliff è dalla parte destra. Questa è una mappa speculare. Sulla cliff di solito ci sta il cecchino che partirà, diciamo, da sopra per avere una visuale più ampia. La combo invece partirà dalla porta centrale,
che è quella che sta in mezzo, ovviamente perché si chiama centrale, se no non sarebbe in mezzo, e che pusheranno verso dalla centrale, verso quel corridoio di sinistra appena lì, dove c'è quella specie di pergoletto, e da lì poi si accentreranno o andranno verso, diciamo, il garage è nel punto centrale, quella parte destra dove c'è quella manona. Ricordiamo che dentro quel garage lì della manona c'è un cane, un carlino. E magari la nostra telecamera ce lo può far vedere, dentro al garage di... Oddio, è vero. C'è un cagnolino che sembra un arrosto alla fine, e sembra messo così. È un coso di Space Invaders, vedo. Sì, però non c'è. Ok, sta andando. Lo vedo un po' indifferita. Quindi abbiamo la... anche questa curiosità da farvi vedere, fatta notare dal nostro buon Nero. Ci mette un po' troppo tempo questo pyro nostro. La parte Easterim ha probabilmente scaricato a mano questa mano. Easterim l'ha compilata, si è fatto dare il source code della mappa da chi l'ha fatta, l'ha compilata e se l'è messa sul proprio portatile. Vediamo un attimo anche un po' di commento. Qui sì, ma ce l'abbiamo la mappa. È arrivato infine Easterim. Arriva la mappa, arriva anche questo ready da parte del team italiano. Ed ecco qua, partiti. Partono con la critica. Il team italiano che parte con la critica. Andiamo a seguire sul centrale chi arriva per primo. Arrivano dalla parte di sinistra il nostro primo demo, il soldier olandese, che salta aggressivissimo su Carnifex. Sì, muore. Sanno già che il loro focus sarà su Carnifex. L'unico che può dare fastidio dalla Carnifex to carry this shit, lo sanno. Mine che va verso il Rain, molto aggressivo su quel medico. Medico che viene a mezz'aria. Forest ucciso dalla spia. Viene ucciso dalla... Sono rimasti tre. C'è critica, la poppata. Nessun danno, ma Matrix muore di afterburn. Questo punto mi sa che è dell'Olanda, sì. Tutto da rifare. Critica non ha fatto molto danno. Attenzione, perché il soldier olandese non fa giocare Carnifex, è sempre di sopra. Vediamo se Rain si riesce a fare il... No, non fa nessuno, si fa uccidere, ancora meno 3 il team italiano, gli altri sono ancora tutti vivi. Hanno ancora la critica, però gli altri hanno un... Il soldier va ancora su Carnifex. Anche il team olandese e la critica devono stare attenti perché hanno un vantaggio. Dietro di nuovo stanno aspettando la carica. Attenzione, perché hanno dato la critica sul centrale. Attenzione, il team olandese potrebbe fare molti danni con questa critica. Double kill per quella spia. Nostro medico che ha ancora Lubert potrebbe andare da sopra, infatti va dalla cliff da sopra, arrivano in critica. Mini sentry che deve essere uccisa con la mini sentry. Attenzione al soldier. Ok, hanno ucciso circa 3 persone, devono un attimo pushare ora e andare a cappare. Carnifex si fa il cecchino avversario. Metà vita per quel medico olandese. Dovrebbe jumpare sopra, ecco qua Rain che jumpa verso il medico. Perché cerca di farsi l'ingegnere? Va verso l'ingegnere invece di andare verso il medico. Non ce la fa comunque. Matrix intanto viene ucciso dalla spia. No, un wipe out di nuovo. E un per 7 sul punto, niente. Mi dispiace che Krista si stia lasciando un pochettino andare in questo. Su questa mappa. Sì. Dopo un grande Hound su Gravity
Qua la spia deve essere cioè deve essere critica da parte della critica dell'Olanda. Muore rosso che arretra. Spia su Afterburner. Forrest che mangia il panino col Mats che lì che lo sta curando. Danni veramente esagerati. Devono andare subito in attacco. Meno 3 per il team olandese con quella mini sentry che rompe. Ingegnere molto molto aggressivo in questa occasione. Ancora piccato dalla spia. Non stanno molto raggruppati. Zeigon che in questa mappa sta veramente andando alla grande. Critica poppata per Matrix. Però senza Forest è un po' un problema. Showdown poppata. Attenzione, anche il scout sul punto non se ne accorge di Ingo. C'è anche la mini sentry e anche il pyro. Matrix viene stuprato dal pyro. Era una buona occasione per andare a cappare scout. Quel medico ancora non è mai morto in questo round. No. È veramente ben coperto, al contrario di Matrix che ha molti problemi sia dopo il Soldier che giampa, sia anche con la spia che lo sta facendo diventare pazzo. Il nostro Pyro in questo momento non sta facendo il suo dovere. Anche Carnifex se lo vediamo un po' giù, ma il problema è anche lo stesso per il Soldier avversario che gli giamba addosso. Questo Dingo push esploso di Dingo non è stato molto diciamo intelligente. Non funziona. Carnifex si prende lo scout. Devono ritrovare un attimo. Soldier salta verso Carnifex, ma si lo fa Zeigon. Attenzione alla spia che sta facendo. Sta facendo sfracelli questa spia che si picca anche Matrix. No, cosa bene, sta così. Succedendo? Cosa sta succedendo? Matrix è da solo, non deve andare. Forest che è da solo non deve andare avanti. Il punto deve essere ancora cappato. Ma non devono andare avanti, non devono farsi uccidere uno ad uno. Ricordiamo che la spia olandese qua sta facendo a quasi più punti del grosso. È anche diciamo un po' inusuale, ecco, anche perché il medico olandese è in quinta posizione. No, ancora Zygon che si fa male. Spia, si prende ancora Matrix. Dov'è Isterim in queste occasioni? Sulla sinistra a spammare i suoi razzetti di merda, direi. Deve stare più vicino alla combo, soprattutto al medico. Chissà quante bestemmie starà dicendo adesso Matrix. E ancora altri 2 kill per Zeigo. Attenzione dietro Matrix. Eccolo Soldier sul Soldier che sta Matrix, facendo ma quello viene che vuole. Ucciso, viene fermato. Niente, cioè riescono comunque a cappare, però attenzione il grosso che si affaccia sul punto centrale è costretto ad arretrare. Devono raggrupparsi adesso, non devono farsi fare dalla spia e neanche dal cecchino che sta sopra alla casettina di dietro il punto. Eccolo qua, si fa in Forest e anche il double medico, kill per Lucky Luke e anche il cecchino si fa. Si fa cecchino medico e grosso, Lucky Luke. No, fortunatamente. E Calumax, finalmente! Prima pick decente in questa serata. Si fa il medico, fortunatamente, anche prende se. Il medico, finalmente. Però devono andare subito a cappare. 3 persone vive del. Sphinx muore veramente da stronzo, così come Afterburner. Ista si prende il demo. Sì, Ista sta facendo delle pick da solo. Ista sta giocando da scout, non sta facendo il. Sta facendo il pocket pyro. Attenzione perché la spia non è sul punto. Non fa quello che deve, ecco, ed ecco la spia. Forest ancora piccato dalle Lucky Luke. Niente, devono tirarlo giù quel cecchino. Che oltre a essere un buon movie maker è anche un buon giocatore da quello che vediamo. Sì. Dispenser costruito dietro il punto, un po' spammoso dietro quel punto lì. Demo che avversario che demo bloccato da dal ponte e poi è shottato, capito. Attenzione, arrivano Uber contro Uber. Questa Uber contro Uber, due Uber normali.
Suarez spara finirà il nulla. Prima finirà quella dell'Olanda. Forse si ritiene, no niente, viene pisciato. Come fa a cadere prima Forrest? Era pisciato. Ah, okay. O allattato, non ho visto bene. Penso visto. Sia stato pisciato. Comunque aveva addosso un debuff questo povero. Sì. Questo povero Forrest. E di nuovo un regroup da parte del team italiano. Lista si fa di nuovo uccidere.